Allora, partiamo dalla fine o dall'inizio della fine? O non lo so, mi direte voi. Appunto, cosa pensate di Chavez, giusto che per il fatto che ne stavamo parlando? La voy a contestar como le dije a Jaime Bailey, un escritor peruano que tiene un programa en Miami, y me hizo la misma pregunta. Y le dije, es un payaso, pero siniestro y peligroso. Ti risponderò come ho risposto a uno scrittore peruviano che ha una trasmissione a Miami. Chavez è un pagliaccio, ma è un pagliaccio pericoloso. E Fidel Castro? Pericoloso. Non è payaso, è pericoloso. Fidel non è un pagliaccio, è semplicemente pericoloso. Se vuole magari dire anche. Almeno sera. In ogni caso lo era, ecco. E Ángel, ¿quieres decir algo sobre esta pregunta? No quiero No, no. interrumpir. Somos vivos. Bueno, en el caso de Chávez, es sencillamente el intento de la continuación de la expansión comunista sobre el continente de América Latina. En el caso de Castro, ha sido el que ha desviado el rumbo de Cuba fuera de la órbita normal que tenía Cuba, pasándola a la órbita de la Unión Soviética. Se acabó la Unión Soviética y Cuba se encuentra desorbitada, realmente fuera de su raíz natural histórica y sin encontrar una definición para el futuro. Dunque, Castro, di su su Chavez Ca ho capito. ah, bene, e invece di Castro ha detto ha inventato una definizione diversa per il paese e l'ha fatto uscire dalla sua orbita naturale avvicinandolo all'Unione Sovietica, al comunismo sovietico. Sì, è finita, è morta l'Unione Sovietica, però comunque Cuba resta al di fuori dell'orbita. L'Unione Sovietica è morta. Cuba resiste insieme a un Fidel Castro che è sempre più morto che vivo, almeno per quello che sembra dal punto di vista mediatico. Qual è la situazione reale di Cuba oggi? Nel senso, voi vivete a Miami, però ovviamente avrete contatti col vostro paese d'origine. Il fatto che Castro adesso si veda meno, che forse stia male, sta cambiando qualcosa o bisogna per forza che ci sia lutto perché accada un. Disse, Fidel Castro sta infermo, casi muerto, però la situazione parece similar al passato. Tenemos que esperar su muerte para que algo cambie o ahora ya está cambiando? Mira, la situación de represión sigue siendo la misma. Entre Fidel Castro al mando del timón del barco y su hermano Raúl, son ambos tan represivos. De hecho, Raúl Castro ha sido el que ha mantenido la represión en la isla mientras Castro era la imagen pública, el tipo que intentaba ser gracioso. Y Raúl Castro era el administrador de la finca, el tipo que controlaba la represión, el jefe de las Fuerzas Armadas y por ende también el jefe del Ministerio del Interior. Entonces, lo que ocurriría a la muerte de Castro, ha ocurrido una muerte ya, que es la muerte política, y la muerte, digamos, de su inteligencia, de alguna manera yo creo que eso ha ocurrido ya. A la muerte de Castro pudiera ocurrir que entre ellos mismos, entre la élite gobernante, entraran en fricción por ambiciones de poder, pudiera ser, la población, por otra parte, pudiera perder el miedo que se le ha inducido y pudiera venir el cambio que tanto deseamos. Allora dice che la situazione di repressione è la stessa adesso che nel passato, che se Fidel era
diciamo, l'emblema politico della Cuba comunista, il fratello Raul, era invece la mente che organizzava la repressione, era il capo del Ministero degli Interni, se ho capito bene, quello che insomma materialmente organizzava la repressione. Dice, Fidel ormai è morto, non è ancora morto politicamente, ma insomma si sta spegnendo. Raul ha preso il suo posto in maniera ufficiale e quello che potrebbe succedere alla morte di Fidel è frizioni politiche maggiori all'interno della classe politica al governo e una cosa interessante è che la popolazione perda la paura che fa sì che accetta oggi la repressione. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Armando de Armas, pero el futuro va a depender fundamentalmente de cómo la comunidad internacional propicie un camino hacia la democracia o hacia el mantenimiento di un regime totalitario. Dice, sono fondamentalmente d'accordo con quello che ha detto Armando De Armas, ma la chiave, diciamo, di lettura, comunque quello che salverà Cuba dalla situazione attuale è il modo in cui la comunità internazionale reagirà e cercherà di o favorire il ritorno della democrazia oppure al contrario cercherà invece di mantenere l'ordine a scapito delle libertà fondamentali e della democrazia. Perché il regime di Castro ha fatto che Cuba sempre dipenda dalle circostanze internazionali. Non le ha propiziato una vita propria. Dice che questo è interessante, che la Cuba di Fidel si è mantenuta in vita proprio per il modo in cui la comunità internazionale ha trattato il paese e il regime. Cioè non questo essere autarchico, insomma, chiuso, non l'ha aiutata a liberarsi. Alla fine, sì, certo. Sì, perché no? Che rimanga. Haya sido vincular a Cuba al panorama internacional. Es decir, primero atado al carro de la Unión Soviética, uh-huh, vendiendo la soberanía de la isla. Y ahora, en una especie de aldabonazo, cerrando con la atadura de Cuba al carro de Chávez. Uh-huh. Así que él siempre ha tratado de vincular la isla a poderes extranjeros, uh-huh, para poder medrar a costa de ese poder. Uh-huh. Y por otra parte, ha logrado siempre el apoyo de la mayor parte de la opinión pública internacional, que no ha sido solidaria, sino cómplice en muchos casos, con el pueblo de Cuba, con la oposición que está en la cárcel. En estos momentos hay hombres cumpliendo 20, 25 años de prisión por expresar esto que yo estoy diciendo aquí. Dice che Fidel, come dicevamo prima, ha cercato di attaccare l'isola al carro dell'Unione Sovietica prima e a oggi del Venezuela di Chavez. E poi ha aggiunto che dire questo, le cose che ha detto lui adesso, se vengono dette a Cuba oggi, passi 15-20 anni dietro le sbarre in prigione. Passiamo forse a lui, gli facciamo la prossima domanda, tutti e tre. Come preferisci? Sì, sì, intanto se sono d'accordo. Sì. Qual è il problema maggiore del cittadino cubano oggi, cioè dei cittadini che ancora sono nell'isola, no? Abitano nell'isola. E poi volevo sapere anche se l'opposizione al regime è maggioritaria o se c'è, non so, magari una differenziazione, non so, i giovani magari vorrebbero che Cuba aprisse la democrazia. Mm-hmm. Un po', sai.
Dos preguntas. ¿Cuál es el problema mayor por el cubano individuo hoy día y los jóvenes ahora en Cuba? ¿Quieren la democracia o hacen algo para contrastar el gobierno? ¿Hay una oposición verdadera o...? Mira. Dice que la oposición es sobre todo existe afuera de la isla, en Miami, en los Estados Unidos en general, en Francia, pero adentro hay una oposición. Mira, respondiendo a la primera pregunta, lo que primero le falta al ciudadano cubano, que no es ciudadano, porque el ciudadano es quien vota, quien elige, el cubano es súbdito de un poder absoluto. Lo que le falta a ese súbdito, primero es ser ciudadano y después tener libertad. Ese es el gran problema que tiene el cubano hoy, la falta de libertad. Después, la falta de comida, la falta de ropa, pero primero que nada, falta de libertad, que es la que lleva a la iniciativa privada, al bienestar. Esa es la primera pregunta. La segunda. ¿Puedo? Sí, sí, ya, gracias. Claro, sí, perdóname. Gracias. Tú me dices. Hai capito, benissimo. Y comprendió todo. Entonces, se estrella. Star, superstar. Entonces, la segunda. Mira, primero, no hay un municipio perdido en la Cuba profunda que no tenga un grupo de oposición al régimen. Una oposición civilista, una oposición pacífica, pero existe. Lo que hay afuera, lo que hay en Miami, lo que hay en Madrid, en Milán, es la voz de esas personas que están en Cuba y no tienen la posibilidad que tenemos nosotros, por ejemplo, de hablar con ustedes. Hay una posición organizada, reconocida, y que habla inclusive frontalmente contra ese régimen. Traducen. Un'opposizione, ma dal punto di vista governativo è presa in considerazione? Penso no. No. È illegale. No, questa hasta 20 anni di prisione, come lo decía all'inizio. A 500 metros, tú no sabes qué pasó. Porque es un control total. Y en la prensa toda es una prensa controlada por el régimen, la televisión, la radio, el cine, todo. Los diarios. Pero lo que sucede en tu quartiere, lo sabes cuando te arriba la voz de cubano y de los Estados Unidos. Prima, a 200 metros, he capitato, no sé, pero si te han arrestado uno, lo sanno prima negli Stati Uniti che al resto dei. Era quello che... Por eso yo le decía al inicio que había gente cumpliendo prisión hasta de 20 años. Sí. Por ejemplo, el médico negro Oscar Elías Vicek está cumpliendo 25 años de prisión simplemente por expresar sus ideas. Sí. Esa oposición siempre está en riesgo de ir a la prisión. Ahora, esa es la oposición organizada y, digamos, civilista y que se reconoce. Pero hay otra oposición que he preguntado ahorita que no se manifiesta como tal y que según una encuesta del Instituto Republicano Internacional,
que logró penetrar en Cuba y hacer una encuesta clandestina, cerca del 75% de la población cubana, y utilizaron un método que es bastante científico, favorece un cambio hacia la democracia y la libertad en la isla. Claro, estas personas son capaces de expresar esto, pero no son capaces hasta ahora de hacer algo porque eso ocurra, ¿no? La verdad. Hai capito questo, di questa inchiesta? No. Che hanno fatto un'inchiesta, come si chiama l'organizzazione? Istituto Repubblicano Internazionale, che sono entrati clandestinamente nell'isola e hanno fatto queste indagini con criteri scientifici, insomma, e hanno visto che 75% della popolazione vorrebbe un cambiamento di regime, ma non è ancora in grado di agire perché, come diceva lui prima, esprimi le tue idee e ti fai 20-25 anni di carcere, non c'è libertà di stampa, come diceva il signore. Tutto è controllato, radio, televisioni. Scusi? Ah, è certo, è certo, certo. Totalitario y que es muy difícil de comprender para un ciudadano europeo y sobre todo de las últimas generaciones europeos, de los últimos 50 años. Es decir, es un régimen en Cuba, todas las empresas son del Estado, todas. Las tierras son del Estado, las escuelas son del Estado. Por lo tanto, el cubano, en vez de ser un ciudadano, como muy bien explicaba Armando, es un cliente del Estado, un esclavo del Estado, más que un cliente, un esclavo del Estado. Incluso si usted está en un centro de trabajo cualquiera o de estudio cualquiera y tiene un problema o el partido único, que es el Partido Comunista, el único permitido de ese centro, cree que usted ha tenido una actitud no correcta desde el punto de vista político y le expulsa, usted no puede ni trabajar ni estudiar en ningún otro sitio porque todos son del Estado y usted tiene un expediente. Es decir, que es muy difícil rebelarse en esas condiciones y aún así la gente se rebela. Cioè che per noi è quasi incomprensibile questa situazione, soprattutto per le generazioni per i giovani, che tutto è controllato dallo Stato, che le imprese sono tutte nazionalizzate, la scuola è controllata dallo Stato, dunque se tu ti ribelli in un'impresa non puoi trovare lavoro, non puoi... Sei. Allora, volevo solo dire una cosa che ha detto lui, perché si capisca meglio, che l'espediente, no? C'è la cosa dell'espediente, una scheda che ti persegue per tutta la vita. Se tu una volta hai detto una cosa contro lo Stato, contro quello che chiamo io la rivoluzione con le gambe, no? Che è lui, se tu fai una critica ad un dirigente o al massimo dirigente, stai parlando male della rivoluzione. Sei un controrivoluzionario, nemico del popolo, dice, era durante lo stalinismo in Russia. Il cinese ha detto contro il classismo, no? Ha parlato che era contro la classe governativa. A Cuba sei nemico della rivoluzione. Non hai più la possibilità di essere persone. Sei praticamente per tutta la vita. O te ne vai del paese o ormai anche se vorresti tornare a fare parte del governo ormai sei controllato per tutta la vita, perché ti sei permesso una volta di esprimerti contro quel potere onnipotente. Hay que partir de una base. El experimento comunista en Cuba ha fracasado. Che lui dice che l'esperimento comunista a Cuba è andato male, è stato un insuccesso, ha fallito. Il regime non ha potuto creare fuentes propias di ricchezza, ha tenuto che stare dependiente dell'aiuto esterior. Non è
riuscito a creare nessuna... Esatto, è sempre stato dipendente dall'estero. Posso fare io una domanda? Sì, certo. Ma il sistema medico, dicen che è meraviglioso in Cuba, è vero? Estamos hablando de cosas menores. Estoy diciendo en general, no han podido crear las fuentes de riqueza para las necesidades inmediatas del ciudadano. Sí, compreso la sanidad. Dice que no son riusciti a crear, dunque, anche compresa la sanidad, non... Por eso decía anteriormente que de la comunidad internacional va a depender. Si ayudan al régimen a mantenerse como está, como ha hecho, mantendrán siempre esta dictadura apoyándola en el mundo exterior. Si lo obligan a cambiar el régimen para crear fuentes propias, Cuba está salvada. Por eso decía que depende mucho de la actitud de la comunidad internacional y sobre todo de la Unión Europea. ¿Por qué sobre todo de la Unión Europea? Porque en la Unión Europea existe en estos momentos un desarrollo grande. Existe la experiencia de los países excomunistas, ¿verdad? Tienen más posibilidad de comprensión de ayudar al régimen, no al régimen cubano, de ayudar a la transformación democratizante del problema cubano, fundamentalmente. Pienso que hay capito tutto. Usted hablaba, y creo que no hay por qué pasar por alto, del asunto de la salud pública y la educación, que son dos temas recurrentes que en toda la propaganda del castrismo, en lo cual es muy bueno, porque usted puede vender productos en la sociedad esta occidental de libre mercado, pues hay empresas publicistas que hacen publicidad de ciertos productos, pero son productos que tienen alguna calidad y algún valor. Y bueno, pues pueden tener éxito o no esa publicidad si está bien hecha o no. Pero los maestros de la publicidad son los comunistas y los castristas como Castro comunista. Son maestros de la publicidad porque han logrado vender a grandes masas en el mundo un producto que es falso, que no tiene valor, y lo han logrado vender. Entonces, en Cuba, la salud pública y la educación. La salud pública... Indudablemente hay, todos los ciudadanos cubanos pueden ir al médico, ser atendidos por un médico gratuitamente. Gratuitamente, eso es entre comillas. En este mundo nada es gratuito. Si un profesional en Cuba, un médico cirujano, gana $25 al mes, ya está pagando, con lo poco que él recibe, que no le da para vivir, está pagando y los demás... Obreros igual, con lo poco que recibe, está dejando al Estado una plusvalía que le permite tener ese sistema de médico para que atienda a la población. Así que no es gratuito primero. Bien, va al médico y tiene atención, eso no podemos negarlo, es verdad. Ahora, el médico después le tiene que decir al ciudadano que va a verlo, oiga, ¿usted tiene algún pariente o amigo en el extranjero que le pueda enviar tal medicamento? Porque es el que usted necesita y no lo hay. Sí, sí, sí. No existe en Cuba ese medicamento. Eso de manera general sobre la salud pública. Los hospitales son un desastre. Los hospitales de Cuba, no lo que le enseñan a la gente que van allá. Hay hospitales para extranjeros, donde va el turismo este de salud y paga en dólares y le da una atención esmerada. Pero ahí no es donde va el cubano. Y ahí hay un apartheid de la salud, porque hay hospitales especiales para los dirigentes y para los turistas que pagan en divisa. Y hay otros hospitales que son para los ciudadanos de a pie. Esos son un desastre. Tienes que llevar hasta la sábana y todo. Porque no. Y en cuanto... ¿Comprendió? Sí, sí. No, no, pero sí, él entiende mucho. Entonces, está el tema de la educación. La educación. Todos los niños cubanos van a la escuela. O un por ciento
muy, muy elevado, muy elevado. Eso es verdad. Pero, y el pero aquí es lo importante, lo que viene después, el pero está en lo siguiente. Primero, el sistema de educación en Cuba es un sistema de adoctrinamiento ideológico, primero. Segundo, de muy mala calidad. Tan de mala calidad que, por ejemplo, ahora mismo, en secundaria básica, es decir, en, no sé, aquí en Italia, la prima media, en la secundaria básica, que es la prima media, actualmente hay un maestro, un profesor, que se tiene que encargar de todas las asignaturas, matemáticas, geografía, física, química, todas. Se da idiomas en algunas, sí. Entonces, esas asignaturas se dan por televisión. Y este maestro que es un cuidador para que el niño, imagínense ustedes, que puede estar ahí, además de que el contenido es absolutamente doctrinario. Por lo tanto, además de que el niño va... Claro. Además de que el niño va a la escuela, ellos me están siguiendo. No, usted no tema, que ellos me están siguiendo o no. Usted me dice, para, y yo paro. Además de que el niño va a la escuela en unas condiciones precarias, ¿no? De alimentación, por ejemplo, a partir de los 7 años, en Cuba ningún niño tiene derecho a comprar leche. La leche es de hasta 7 años, nada más. Entonces va prácticamente sin desayunar o mal desayunado a la escuela. Con un profesor malo, con clases por televisión, imagínense usted qué ciudadano es el que estamos formando. ¿Cuál es una cosa tremenda. Pero bueno, independientemente de eso, yo quiero decir lo siguiente, que, porque siempre preguntan lo mismo. En cualquier parte que uno va, que va un cubano, y te hacen una entrevista, te hablan de la educación y la salud. Y entonces yo trato de dar esta explicación, pero en otras veces pues no la doy y simplemente digo, bueno, como dijo una vez Cabrera Infante en una entrevista que le hicieron, aquí en Italia. Bueno, en época de Mussolini los trenes llegaban puntualmente. ¿Y qué? ¿Y qué? En época de Hitler se logró el pleno empleo en Alemania. Y eso viene a excusar todos los otros horrores. Dejo esas preguntas en el aire. Una sola pregunta. Si el régimen es tan bueno como la propaganda oficial dice, respondan ustedes, ¿por qué se están marchando tantos miles de personas si aquello es tan bueno? Sí, perché queste migliaia di persone stanno cercando di protestare e vorrebbero invece vederlo morto? Scappa in maniere anche più rischiose del mondo. Ci sono 6 persone che sono scappate sul treno di un aereo, sono tutti morti, compreso uno che arrivò 5 anni fa qua a Milano, 3 sul carrello di un'Iberia, a Madrid, uno in Germania. L'unica ragazza che scappò è una che è piccolina, si è messa dentro di uno scatolone con una bottiglia d'acqua, un cellulare, e il volo era da Havana, Nassau, Miami, allora scappò perché volò così poco alto e dentro di uno scatolone, dentro quelli sul carrello. Se un paese così, allora poi un'emigrazione che da circa 2,5 milioni, prima c'erano circa 20-25 mila cubani prima del castrismo che emigravano poi negli Stati Uniti per problemi di lavoro già per rapporti familiari. Ecco. Sostenere eleganza e il progresso e non invece il teppismo è quello che secondo me il governo cinese dovrebbe seguire come epiteto, come morale.
in questo processo di modernizzazione avanzato, anche se appunto abbiamo così ci ha ricordato che comunque la Cina, in Cina ci sono il 70% di contadini, ma non si avverte il pericolo di perdere un'identità, la tradizione comunque millenaria? Cioè non c'è il rischio di occidentalizzarsi troppo magari? Cioè esiste appunto un modo, un progresso possibile, una democratizzazione, un po' l'ha già indicato, però una via cinese.我觉得就是首先讲你刚才说是不是会西方化，中国是一个西方化非常不够的国家，中国除了破坏中国传统文明的，不是所谓的西方化，是西方就是从马克思传来的这种比较邪恶的这种暴力政治，这把中国这是破坏中国传统文化和传统文明的一个最要害的东西。 Parlavi innanzitutto della occidentalizzazione, secondo me è stata troppo poca, nel senso che a distruggere la cultura tradizionale cinese non è stato altro che la politica violenta che culture occidentali come il marxismo hanno portato alla distruzione della cultura tradizionale cinese. 集权主义导致了中国人现在都是集体，没有个人，就是像胡锦涛这些人就说我代表全国人民，连一个小孩都说我代表我们班，就是个性不存在。我觉得中国建立民主的道路首先是做回个性，而专制它最大的特质是靠什么来维持？它就靠社会动员能力，就比如说希特勒动员全国干什么，毛泽东动员全国干什么，墨索里尼动员意大利人干什么。 但是，一旦每个人做回自己，他没有动员能力，专制自然消亡。但是这个事儿，虽然我这个道路虽然可能需要时间漫长，但是它是可行的，社会代要付出的代价最小，是一个有建设作用的。 In Cina oggi c'è una politica violenta, c'è un potere assoluto, tutti parlano di collettività, Hu Jintao parla in nome della nazione, anche il bambino parla in nome della sua classe e quindi non c'è attenzione alla singola persona, al suo carattere, così come poi Hitler rappresentava la Germania, Mussolini l'Italia e Stalin o Mao tutta la Cina. Manca una capacità di coinvolgimento dell'intera nazione che parte però dal singolo e che non parte invece dall'alto. Quello che auspico io è che questa capacità di aggregazione parta dal singolo cittadino e che avvenga in un processo graduale ma non violento. 所以我简而言之，我觉得中国的民主化的过程就是找回每一个人个性、人格和个性尊严的过程，这样就是中国民主化的最有力的保障。E quindi per me la via alla democratizzazione in Cina è ritrovare il singolo, ritrovare il carattere di ogni singola persona per proteggerla e quindi per aiutarlo ad aggregarsi per trovare la parità dei diritti. Le Olimpiadi rappresentano una possibilità in positivo, nel senso per il processo di democratizzazione, perché comunque l'opinione pubblica internazionale ha gli occhi sulla Cina, ma o c'è il rischio che invece porti come dire, posso dire? O c'è il pericolo che invece per rincorrere queste Olimpiadi si facciano altri errori per l'ambiente? Saranno più gli aspetti positivi.
这个完全取决于国际社会的态度。 比如说国际态度在人权、在这种民主自由上施加压力的话，那他就会改一些。 这个非常简单一个例子，你看一个人天生是瞎子并不可怕，因为他从小看着全世界是一片黑暗，他认为世界本来就是这样。但如果一个人一旦看见光明，他要失明了的话，他有两种选择，要么就是自杀，要么就是我千方百计都要把我眼睛治好。 Oppure deve, deve trovare il modo per recuperare la vista. È per questo che io auspico che la società internazionale possa rappresentare una guida di luce per il governo cinese. Passiamo al personale, di che cosa si sta occupando in questo momento, quali sono i progetti a medio e lungo termine? Ho due cose, una è il libro sul户籍制度，还有一个我在拍一个纪录片《三门峡》。 三门峡水库就是一个中国非常失败的五六十年的一个大的工程，我把它拍成纪录片。这个纪录片可以解构共产主义的它那种哲学，就是欲人度其乐无穷，欲天度其乐无穷，欲地度其乐无穷。实际上是人是不可能跟自然抗衡的。我在这都是我正在做的。 Sto redando un libro che si chiama Sistema Bilaterale e anche poi invece un secondo progetto che riguarda un film documentario su un progetto fallimentare su una zona della Cina con delle gole naturali e quindi spiegare come l'uomo non dovrebbe mettersi in opposizione alla natura come invece alcuni governanti hanno sostenuto che possa fare. Una cosa che mi è venuta in mente è un discorso che abbiamo toccato, ma a parte lo sfruttamento delle risorse naturali, no, che viene fatto così in modo senza raziocinio, ma poi c'è anche il problema dell'inquinamento, no? Ogni tanto leggiamo del fatto che insomma la situazione delle grandi città cinesi. E il governo tiene in considerazione questo problema anche la salute dei cittadini? O questo è quello che ho detto prima, 这个我那个我在那本书是《民意和社会》里就写的非常清楚。 Torniamo a quello che dicevo prima sul periodo della Cina in rosso, perché il governo non ce la fa a occuparsene, non ha tutte queste risorse,
l'ho scritto anche nel primo libro sulla sicurezza alimentare, ha un sacco di buchi, e tra questi anche quello sull'inquinamento. Un'ultima domanda su come vede, ovviamente la sua riflessione è concentrata sulla Cina, ma alcuni di questi problemi che magari in Cina in questo momento sono acutizzati sono anche un po' del mondo, no? Il fatto che le risorse naturali appunto si sfruttino in malo modo, non c'è una visione lungimirante. E quindi a livello diciamo globale cosa si può fare per prestare la giusta attenzione e risolvere magari anche i problemi. ,这个非常简单,就是说,首先要解决中国政府,职能部门,就是中国政府官员的这种责任问题。你不能说是啊,我负责经济的问题,我为了经济高速发展,我就把河流污染,把矿山什么呀,每一件事都有一个追踪制度。 把就是咱们上午讲的那个人人负责，把那个集体负责改成人人负责，这可能是个漫长的过程，但是我一直鼓吹，这样是唯一解决，就是从制度上解决是唯一解决办法，其他没有办法解决。 Secondo me è molto semplice, è tutto un problema di responsabilizzazione delle scelte politiche. Quello che dicevamo prima, che una responsabilizzazione di tipo collettivo gradualmente diventi di tipo privato, di tipo singolo. In questo modo i politici innanzitutto non possono più fare delle scelte per l'economia, ma che comportano una serie di conseguenze negative per la società, per esempio l'inquinamento ed eccetera, o lo sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali. Thank you.